Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti se è la prima volta. Di cosa parliamo oggi? Metroid Dread, un gioco uscito a ottobre di un anno fa circa. E ragazzi, io ho perso forse un po' di tempo. Vedremo assieme qualche parte di gioco. Mi raccomando, come sempre vi ricordo, iscrivetevi al canale, importante, così vi arrivano notifiche dei video nuovi. Allora, chiaramente voi direte, adesso giochi Metroid Dread? Sì, perché come sempre mi piace provare tanti giochi. Ho un po' tutte le console, parlando delle ultime, quindi ho sia PS5, Xbox Series X e chiaramente la Nintendo Switch. Ultimamente sto scoprendo un po' di titoli su Nintendo Switch. E tra queste ci finisce dentro anche Metroid Dread. Ultimamente, dovevo iniziarlo prima, vi dico la verità, ma una persona che è un mio amico mi ha detto, guarda, è difficile, lascia perdere, non ne vale la pena. In questi giorni, preso della curiosità, avevo un attimo di tempo, ho detto perché non provarlo? Ed eccomi qua nel gameplay. Dai, allora vediamo un pochino assieme com'è andata. Ci avete giocato? Fatemi sapere, mi raccomando, quali sono le vostre impressioni e lasciatemi un commento. Rispondo sempre a tutti. Ed eccoci qui con la nostra Samu Metroid Dread. Eccoci qui. Allora, non è poi così difficile, insomma, a me per il momento non è sembrato. Allora, entrate nel gioco, chiaramente c'è qualche piccola parte come queste qui di filmato dove iniziamo a combattere con questi robot, che vi svelo subito, non potremo sicuramente, perlomeno per la parte che ho giocato io, perché io ho giocato circa un paio d'ore per iniziare a divertirmi e a gustarmi questo titolo, non possiamo ammazzarle, tranne in questo unico caso all'inizio dove vedete questi filmati introduttivi, possiamo colpirlo con il nostro cannone che abbiamo sul braccio. Partiamo allora con la nostra Samu, abbiamo da aprire questi portelli. Allora, all'inizio, come vedete, c'è da arrampicarsi, il gioco funziona veramente bene dal punto di vista del joystick, del joypad, chiamatelo come volete. Qua sono i punti di salvataggio che quando raggiungete, guardate che bella la grafica, stile Stargate, ragazzi, avete visto, potete salvare i vostri progressi, così avete i punti di salvataggio sempre sempre utili, così quando morite potete tornare indietro. Ma entriamo subito al vivo. Allora, qua possiamo uccidere con il nostro raggio, no, dobbiamo prendere un attimino la mano, come vedete, perché era all'inizio, chiaro. Queste non si possono ancora aprire, potremmo aprirle più avanti, lo so, perché adesso vi sto registrando il video. Nell'acqua non si può saltare molto, ma possiamo sparare. Qua che ho sparato per aprirmi una parte, piccola animazione, e arriviamo al primo portale di passaggio. Qua si può passare. Non sono un grande esperto, ragazzi, come vedete, ma se avete bisogno di qualche consiglio, chiedete. Con il tasto meno potete attivare la mappa e a volte sempre utile per capire dove siamo finiti in questo bellissimo gioco. Allora, le parti blu per il momento, mi sono informato, non si possono sfruttare molto. E ecco qua che andiamo. Ai ai ai, che c'è qua? Il nostro primo robot Emmy, ragazzi, qua chiaramente un'animazione, la prima che troviamo, e ci serve per farci capire un po' come gira l'aria qua dentro. Abbiamo questo cannone sul braccio che possiamo utilizzare, ma ve lo dico bello chiaro, qua è meglio scappare perché non si possono ammazzare. Vedete, con la scivolata che attivate col grilletto di sinistra potete scivolare nelle parti basse, poi saltiamo su e scappiamo. Allora, eccoci qui, vado su. Queste parti qui si possono rompere, bisogna mettersi solo nel posto giusto. Ecco lì, chiaramente sto facendo qualche prova perché, come vedete, sto scoprendo il gioco piano piano. E ecco che, allora, mi arrampico. Via voi. Ok, allora, salto, salto, salto su. Voilà. Ho visto Lemmy che mi sta seguendo, ma mi infilo al volo, salgo, salgo qui, importante scappare, ragazzi. È inutile stare qua a girarci attorno. Acqua, fuori alla svelta, qui sono chiuso dentro, ma lui non può arrivare e passare, cosa importante. Allora, colpiamo. Quando, allora, passate di qui, questa è una zona di passaggio,
attenzione sempre a tutto quello che troviamo, uccidiamo tutto e recuperiamo la forza che ci dà energia per salire. Provo ad andare su, vediamo un po'. Ok, ammazziamo anche questo. Colpito, beccato. Ale. E ecco qua. Allora, lì abbiamo un malvagio da far fuori. Azza di sangue, bellissimo quando rimane appeso. Fantastico. Qui troviamo la possibilità di incrementare di due volte il nostro magazzino. Ecco qui che è aperta l'altra porta. Scendo ancora perché cado e qua non si può passare. Niente, chiuso. Torno su, ragazzi, con leggiadria miracolosa. Guardate qui, sembro un ventenne, mi piacerebbe. E andiamo avanti. Ecco qua l'altra zona dove riusciamo a inserire il nostro cannone e proseguiamo nel gioco. Come ricordo sempre, ragazzi, registratevi al canale e un bel like se vi piace il gioco. Se avete domande chiedete, ripeto, non sono un esperto come vedete, ma qualcosa sto imparando giocando. Allora, cerco di far esplodere queste parti rosse che vi segnalo nel gioco, nella mappa, e vi apre delle zone. Ecco qua che rimango appeso, questa parte per il momento non posso ancora prenderla. Il gioco, come vedete, è molto veloce, si muove molto bene. Anche quando schiacciamo F2 si passa sotto da una parte all'altra in modo veramente spettacolare. Non ci sono cali di frame rate, il gioco gira veramente bene. Siamo su Nintendo Switch, se per caso vi fosse sfuggito. Eccoci qua. Allora, passiamo da una parte all'altra. Qui è nella zona dove possiamo, allora, reinserire il nostro braccio, ricaricare, ragazzi, e voilà. Andiamo dove? Qui non si può. Torno indietro nel nostro passaggio. Allora, ci sono questi benetti Emmy da far fuori. Ma non far fuori, parolone, non si può. Quindi dobbiamo scappare. Qui non si può passare. Vaffan bagno. Accidentaccio. Quindi niente che si fa. Niente, torno indietro. Proviamo ad andare dall'altra parte della mappa. Allora, devo per forza risalire. Ripasso di qui e via. Allora, qui è chiuso. Andiamo giù, scivolata, tac, salgo per forza. Ecco l'Emmy, mamma mia, scappa. Ragazzi, dovete essere veloci e scappare. Chiaramente la musichetta sotto incita il giocatore, è inutile stare qua a farci prendere, a prenderci in giro, insomma, non vengono neanche le parole. Guardate, il gameplay è molto frenetico, però se sbagliate, guardate qui, dovete sparare, aprirvi dei varchi e andare oltre. Lui ci seguirà, sente il nostro rumore, vedete nelle parti gialle evidenziate questi cerchi. Ci ascolta e dobbiamo andare avanti nel gioco. Qua dobbiamo fare fuori queste parti piccoline, che sono dei piccoli esseri. Come vedete, le parti rosa vengono in nostro soccorso ridandoci energia ogni volta che ammazziamo qualcuno. Ma proseguiamo nell'acqua, chiaramente ci possiamo muovere molto 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 più piano. Non c'è niente da fare, basta avere un po' di pazienza e un po' più di attenzione. Se morite si torna al checkpoint, ragazzi. Allora, di qui non ci passo manco a piangere. Quindi vediamo un po', di sopra c'è un altro punto, mi sa che lo beccherò più avanti. Facciamo fuori anche il tizio qua, che cosa cavolo vuole. Ok, ammazzato, si può salire, direi di sì. Voilà, fuori, porta, dai. No, aspetta, perché qua mi sa che faccio fuori ancora questa parte qui. Sì, si può, ma non posso prendere un bel niente. Complimenti. Allora, proseguiamo. Guardate come si muove bene, a me piace un sacco. Punto di salvataggio, ragazzi. Allora, mi raccomando, un piccolo pezzo ve l'ho fatto vedere, spero di avervi dato un piccolo assaggio. Allora, ragazzi, bene, siamo arrivati alla fine della prima parte di Metroid Dread su Nintendo Switch. Spero vi sia piaciuto, a me sì. Allora, molto veloce, frenetico, questi robot che ci vogliono uccidere, non possiamo ammazzarli, quindi c'è da scappare sulla mappa e destreggiarsi velocemente. Se si muore si deve tornare al checkpoint, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Se volete vedere un'altra puntata, lasciate un bel like e scrivetelo nei commenti, che magari cerchiamo di andare avanti assieme in questo bellissimo gioco. Vi aspetto qua sul canale. Un ciao a tutti da Andrea. Alla prossima. Ciao, ragazzi.